Ciao a tutti, oggi siamo tornati nel nostro orto per effettuare dei consueti lavori di manutenzione e pulizia. In particolare oggi interveniamo su questa fila di pomodori misti a sedano per effettuare un arieggiamento del terreno, una rincalzatura e una concimazione dei pomodori. Per svolgere questi interventi, quindi di concimazione, arricchimento del terreno e rincalzatura, la prima operazione è stata quella di rimuovere la pacciamatura in paglia che avevamo distribuito tra le piante, in modo da avere la superficie del terreno libera per poter lavorare. Proseguiamo con una leggera sarchiatura con l'utilizzo di una zappetta per areare il terreno, che comunque è rimasto molto morbido grazie alla pacciamatura stessa. In questo caso utilizziamo un concime organico a base di guano di pinguino per effettuare la concimazione dei pomodori, e utilizzeremo, seguendo le istruzioni, una dose di 60 grammi per metro quadro di coltivazione. Quindi all'incirca ogni 4 piante utilizzeremo il misurino apposito a livello 4. Procediamo quindi con la distribuzione del concime su un metro quadrato. Questo concime è particolarmente adatto a una somministrazione post trapianto, come in questo caso 6 settimane dopo il trapianto, perché è ricco di componenti prontamente disponibili come l'azoto ammoniacale dell'urea e il potassio e il fosforo, che sono particolarmente necessari alla pianta in questo stadio di inizio maturazione. Possiamo quindi procedere con la distribuzione del terriccio sulla superficie della fila coltivata. Questo ci permetterà di arricchire ulteriormente il terreno di sostanza organica, ma anche di aiutarci nelle due operazioni di copertura del concime già somministrato e di rincalzatura delle piante successivamente. La dose che utilizziamo è un quinto di quella consigliata in fase di preparazione del terreno. Infatti, in fase di preparazione del terreno è consigliabile utilizzare un sacco da 50 litri su 2 metri quadri di terreno. Nel nostro caso andremo a utilizzare all'incirca 5 litri al metro quadro, quindi un quinto della dose consigliata. Una volta cosparso il terriccio su tutta la superficie da coltivare, procediamo interrando, sempre con l'ausilio di una zappetta, il terriccio, e possiamo approfittare per svolgere allo stesso tempo anche il lavoro di rincalzatura, che consiste nel spostare verso il colletto della pianta un po' del terreno attorno per ottenere molteplici effetti. Infatti la rincalzatura è utile, dunque, prima di tutto per togliere le infestanti dagli spazi interfila, perché rimuovendo lo strato superficiale per spostarlo al piede della pianta andiamo a uccidere le erbacce. Nel nostro caso questo l'abbiamo già ottenuto sia con la pacciamatura che con la sarchiatura effettuata. In secondo luogo, questa montagnetta di terra che riusciamo a realizzare al piede della pianta serve a evitare i ristagni d'acqua attorno al colletto della pianta stessa, che potrebbero quindi dar luogo a marciumi. Infine teniamo più salda la pianta, in quanto coprendo il colletto avremo un'emissione di radici avventizie al colletto della pianta che contribuiranno alla stabilità, ma anche alla abilità di recuperare acqua e nutrienti della pianta. Abbiamo terminato il lavoro per oggi, abbiamo quindi riposizionato la pacciamatura dopo aver svolto rincalzatura e concimazione. L'ultima attività è quella di irrigare. Nel nostro caso però possiamo aspettare questa sera, quando entrerà in funzione l'impianto irrigazione.